La convention americana che si è tenuta a Filadelfia è stata certamente un grandissimo spettacolo. È vero, la politica può essere spettacolare, la politica può anche consentire la personalizzazione della leadership. Alla convention di Filadelfia tutto questo è avvenuto. Lo spettacolo è grande anche perché sarà bene ricordare a tutti che si sono mobilitati più di 30 milioni di elettori per scegliere tra Hillary Clinton e Bernie Sanders. E alla fine hanno scelto Hillary, seppure con qualche difficoltà per i sostenitori e le sostenitrici di Bernie Sanders, che era portatore, diciamolo pure, di un programma socialdemocratico che ovviamente nell'elettorato statunitense non può riscuotere la maggioranza. Quello che mi è parso particolarmente importante e che nessuno dei commentatori ha sottolineato è questo intreccio tra la politica e la vita. Tutte le narrazioni, alcune delle quali straordinarie, come quella di Michelle Obama, quando ha ricordato che viveva nella Casa Bianca costruita dagli schiavi. Quella di Barack Obama, che ha raccontato che in politica non si può mai vincere sempre tutto, ma che bisogna continuare. Quella di Bill Clinton, che ha legato la sua carriera politica all'incontro con questa giovane donna, un po', diciamolo, altezzosa, che si faceva desiderare e che alla fine ha saputo, come hanno sostenuto in molti, ma in particolare ha sostenuto Obama, essere addirittura migliore di loro, vale a dire più qualificata a diventare presidente. Questo intreccio tra politica e personale, quello che con Mao Zedong, certo non mai citato alla convention, il personale e politico, è importantissimo, perché se i democratici riescono a convincere tutti coloro che hanno condizioni di vita insoddisfacenti ad andare alle urne e a scegliere loro e a scegliere Hillary Clinton, perché loro perché hanno un programma giusto, progressista, Hillary Clinton perché ha la capacità, la competenza e soprattutto la determinazione di tradurre quel programma in politiche pubbliche, allora riusciranno a cambiare non solo la storia con la prima vittoria di una donna alla Casa Bianca, ma riusciranno a cambiare anche quello che non va e che è parecchio nel sistema sociopolitico ed economico statunitense. Auguri.